Sindaco Spinelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sindaco, sono momenti, giornate, settimane molto concitate quelle che state vivendo, ogni giorno chiamati a ulteriori decisioni, ulteriori passi avanti. Sì, purtroppo è una situazione che non ci saremmo mai immaginati di vivere, credo, come sindaci, ma soprattutto come cittadini. L'evoluzione costante è la cosa che ci mette più a disagio, perché faccio un esempio così in estemporanea: se avessimo avuto un periodo di nevone saremmo stati tutti magari presi all'inizio con l'incertezza di quello che serve fare, ma poi ce la saremmo cavati come nel 2012, 15 giorni insomma di stop generale, però con una prospettiva di uscita. Qui la situazione che chiaramente pesa è proprio questo divenire. E quindi ovviamente i sindaci, ma i politici in generale, non avendo competenza in materia scientifica, forse qualcuno insomma ce l'ha in questa provincia veramente, però in generale non avendo competenza siamo lì ad aspettare agli accadimenti insomma giornalieri. Ovviamente c'era già una previsione di aumento di casi, la comunità scientifica ha fatto presente a tutte le istituzioni questa cosa qui e quindi ce lo saremmo aspettati. La cosa che più pesa è che siamo già alla quarta settimana e quindi la quarta settimana io sinceramente, nonostante tutte le restrizioni che anche in maniera frenetica stiamo dando la popolazione, perché poi in realtà andiamo anche abbastanza in ordine sparso e quindi si susseguono decreti del Presidente del Consiglio che comunque escono di notte, mandano diciamo in fibrillazione tutti, a ordinanze della Regione e ordinanze varie che ognuno di noi con grande senso di responsabilità emana nei propri territori, perché è difficile anche comunicare alla gente di non poter fare più delle cose che sono normali, però tocca farlo perché comunque qui c'è in ballo un'emergenza sanitaria e ci sono in ballo le vite umane. E quindi chiaramente un sindaco deve anche considerare gli aspetti economici e l'impatto che questa situazione produrrà sui propri territori, però nello stesso tempo deve anche avere un faro, che è quello di salvare più vite possibili. Quindi io sin da subito sono stata diciamo investita da questa responsabilità più che da tutto il resto, e quindi nel momento in cui la comunità scientifica anche in Emilia Romagna dice che le strutture sono quasi sature, allora secondo me non c'è più tempo, quindi non c'è più la possibilità di poter rapportarsi a dei numeri e quindi sulla base di quello chiedere chiusura di un comune piuttosto che altri. Ecco, allora, infatti Sindaco, questo è un po' anche il punto in cui, con cui lei si è sentita di intervenire nella giornata di ieri, dopo questo che era poi stato anche espresso in diretta ieri mattina nella nostra trasmissione dal Sindaco Tosi, sei comuni che in qualche modo cercano di tutelare il resto della provincia, lei ma insieme anche altri colleghi del territorio ha detto forse conviene allargare. Sì, cioè assolutamente. Allora, innanzitutto quello che io sento, e questo lo porto insomma all'attenzione di tutti, lo sento sul territorio di Coriano, ma lo sento anche in altri territori, anche attraverso persone che direttamente conosco. Cioè questa modalità operativa che nasce dal governo e poi chiaramente è accaduta, arriva anche nei territori, quella di annunciare delle cose e poi magari non portarle neanche a termine o comunque portarle a termine in maniera modificata. È chiaro, siamo in una situazione di emergenza, quindi difficile per tutti da affrontare. Però a livello generale i numeri aumentano in tutta la provincia, quindi siccome il virus non ha confini territoriali, non ha simpatie per un territorio piuttosto che per l'altro, però sta facendo dei danni assoluti in tutti i territori, i decessi sono tantissimi,
Quindi io, è chiaro, i sei comuni sono stati allertati dalla comunità scientifica a prendere delle decisioni più immediate, più restrittive, però credo che anche a livello generale con la popolazione noi dovremmo avere il coraggio di, anche in via prudenziale, ripeto, dopo 4 settimane i numeri aumentano, e quindi di andare oltre quello che è la limitazione del singolo comune. Cioè, facciamo un provvedimento generale che riguarda tutta la provincia e cerchiamo di capire se bloccando tutto quello che ovviamente si può bloccare, come hanno fatto in altre regioni, riusciamo ad arrestare la tabella dei decessi e la tabella dei positivi. Perché poi la cosa interessante è proprio questa: al di là del numero dei positivi che ovviamente la comunità scientifica dà nei tempi e nei termini che la legge consente, perché poi i tamponi sono fatti in orari diversi e quindi anche i responsi arrivano in orari diversi. E al di là di quello ci sono molte quarantene, alcune documentate, altre probabilmente no. Ci sono appunto persone che dialogano direttamente con l'ASL, ci sono anche cittadini che fidandosi del rapporto anche di fiducia che hanno con i sindaci chiamano anche il sindaco per avvisare, io ne ho tantissimi su Coriano, per avvisare che per un motivo o per un altro si sono messi in una quarantena fiduciaria. Quindi secondo me anche il dato della quarantena ufficiale, che per esempio io stamattina ho per Coriano, ed è quello di 56 persone, per me è un dato falsato dal fatto che invece ce ne sono molti di più che in questo momento stanno facendo la diciamo quarantena. Diciamo che lei dice che è sottostimato addirittura questo dato. Sindaco, ma avrete ulteriori aggiornamenti? Cioè voi siete in costante e soprattutto collegamento tra di voi. Volevo sapere se sul piatto appunto delle decisioni che devono essere prese c'è da un lato quella che riguarda solo i sei comuni, ma c'è anche una discussione aperta sull'intera provincia, oppure adesso si va a valutare solo quanto richiesto da questi sei allora, comuni? Fino a ieri era la richiesta dei comuni, però su base appunto di richieste della comunità scientifica, ovviamente, perché si è pensato, insomma, visto che il rapporto tra positivi e popolazione stava aumentando, cioè la comunità scientifica ha fatto questa richiesta. Però ieri il provvedimento non è uscito, esatto. E per questo dico l'annuncio poi fatto ovviamente dai sindaci che lo vogliono, o magari anche da sindaci che rappresentano un po' tutti quanti, però non hanno il proprio comune tra i sei, è stato deleterio, perché non vi nego che dal momento dell'annuncio e non l'atto non è uscito, la gente chiaramente è rimasta sconvolta. Ricordiamo quindi... anche, sindaco, forse è bene dirlo, questo lo sapevamo, è chiaro che c'è stato magari il desiderio anche di portare ancora delle azioni più forti, però ci avevano anche spiegato, lo dico soprattutto per beneficio dei nostri ascoltatori che magari ieri mattina non erano in onda con noi, che sono scelte che non possono fare i comuni da soli, ma c'è un interfacciarsi al di là del comitato, diciamo, territoriale, ma poi c'è la regione e addirittura il Ministero della Salute, per cui i passaggi, diciamo, che dal momento dell'intenzione anche al desiderio, poi che passano tavolo per tavolo, le cose possono modificarsi. Come dice lei, magari era un'ordinanza attesa ieri, invece magari arriverà oggi, arriverà forse diversa anche da come era stata pensata. E che in questo caso aumentano poi anche i numeri. Ecco, ma infatti il tema è questo, perché allora io sono una persona che è caratterialmente molto, molto decisa e comunque cerco di mantenere al massimo la lucidità in questa situazione. Quindi è vero che i numeri aumentano, oggi può essere in un comune, domani nell'altro, però quando io ragiono a livello provinciale voglio proprio fare quello sforzo che dovremmo fare tutti, e quindi fare una richiesta generale. Perché? Perché la gente almeno di una provincia parla un linguaggio comune. È chiaro che poi le dinamiche si svolgono attraverso la regione, e la regione di concerto con il governo.
all'interno. Però è chiaro anche che dopo quattro settimane per l'Emilia Romagna di grande emergenza sanitaria, secondo me bisogna fare uno sforzo maggiore per trovare un modello operativo che sia funzionante, che non getti nel panico le gente. Persone. Perché ieri mattina, cioè già per i sindaci, ripeto, è una situazione nuova e quindi difficile da comprendere, anche tutti i passaggi burocratici di tutto. Il cittadino però comune, che ovviamente non fa l'amministratore pubblico, non può sapere che prima di fare una richiesta di questo tipo ci deve essere dei passaggi. Per cui ieri mattina, visto che stiamo vivendo questa emergenza in piena era ed epoca dei social, dove ognuno ha il titolo di scrivere e di commentare, ieri mattina c'era gente anche di Coriano, non solo chiedeva se posso andare a Morciano, posso andare a Riccione, posso andare a Rimini, ma chiedeva come mai il sindaco di Coriano, e questo credo sia successo anche in altri comuni, non chiede. E allora in questo momento effettivamente quello che dice lei, la tempistica anche con cui arrivano le informazioni. L'ultima cosa, sindaco, che tipo di aggiornamenti avrete? Cioè vi vedete chiaramente in video, call, insomma quali saranno i passaggi, se almeno al momento ci può dire anche come ci si sta muovendo su un'eventuale ordinanza, se riguarderà più comuni, insomma quali sono i passaggi al momento? Perché noi lo diciamo sempre, sono le 9, Andrea, che ore sono? 9:38, quindi quello che diciamo adesso è valido adesso, perché poi potrebbe cambiare fra mezz'ora. Sì, abbiamo un aggiornamento di unità di crisi coordinato dal prefetto alle 11. Perfetto, ecco, diciamo che questo è il prossimo appuntamento. Sì, questa volta allargato a tutti i comuni, perché poi anche qui ci sono unità di crisi chiaramente che riguardano alcuni comuni e poi quella regionale, quella provinciale, quella che riguarda tutti. Oggi avremo l'aggiornamento alle 11. Io, con tutti che riguarda... i comuni della provincia, sindaco? Sì, con sì, tutti i comuni della provincia. Per quello che riguarda Coriano, nonostante i numeri siano contenuti rispetto ad altri comuni e quindi tutto il rispetto per tutti, però come ha detto lei ogni momento possono arrivare delle notizie che si aggiungono a quel freddo riepilogo che ogni giorno riusciamo ad ottenere. Quindi con tutto rispetto soprattutto dei cittadini e della salute di tutti i cittadini, io come sindaco ma anche come giunta saremmo per una chiusura che però nello stesso tempo non metta in ginocchio l'economia, e quindi su questo sicuramente il governo deve dare dei provvedimenti maggiori rispetto alle attività autonome, e quindi siamo per una cautela maggiore in questo momento di chiusura affinché si possano fermare i decessi, perché salvare le vite umane è la cosa più importante che noi tutti come cittadini, come istituzioni in questo momento dobbiamo fare. E tra l'altro, sindaco, aggiungiamo, e così la salutiamo, è qualcosa che può dipendere da noi, perché se noi ci comportiamo in modo più responsabile, vediamo dove in altri posti è stata applicata anche una modalità molto seria di non avvicinamento tra le persone, così i contagi sono gradualmente diminuiti e alcuni casi anche proprio fermati. Sindaco, noi la ringraziamo, magari ci risentiamo in modi diversi dopo l'incontro delle 11, ma sappiamo che anche quello sarà interlocutorio insieme al prefetto, poi insomma ci sono ancora dei passaggi da fare. Buona giornata, sindaco, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie di cuore. Grazie.